Secondo me potrà fare veramente tanto, cioè proporre delle misure per lo sviluppo di questo settore che è veramente molto importante per il nostro paese, in quanto è quasi un quinto del PIL, quindi sicuramente dobbiamo investire sull'immobiliare e ci sono vari modi per investire sull'immobiliare. Partire dalla tassazione, quindi abbassare la tassazione, ma anche pensare allo sviluppo della società, cioè pensare a come far crescere il nostro paese anche da un punto di vista demografico, perché poi le case sono abitate comunque da persone, da famiglie e quindi è bene investire anche su questo aspetto, anche perché purtroppo nel nostro Stato ormai non crescono più queste famiglie che poi sono il fulcro del settore immobiliare, perché la casa è il bene primario di ogni famiglia, quindi bisogna investire anche molto su questo aspetto, incentivare le nascite e quindi far sì che ci siano più persone che poi dopo sono le persone che appunto abitano le case, quindi quando ci sono più persone ovviamente anche il settore casa comunque rinasce. Ma poi un altro aspetto è anche quello investire sul tema lavoro, perché ovviamente un giovane ad oggi per comprare casa deve avere un lavoro comunque stabile, un lavoro stabile e un lavoro con uno stipendio comunque che gli permetta poi dopo di avere un accesso al mutuo. Quindi sicuramente l'attenzione sarà anche su questi due aspetti. Aspetti che il governo comunque ha già preso in considerazione, quindi siamo secondo me sulla buona strada.